Io direi di partire così. Come on and twist again, Scarlì Gamerlus. Questo è il nostro inno al 2021. Cara Alice, come stai? Bene. Hai finito di far strage di cuori? Tu devi vendere le moto. Ma chi moto? Devi vendere le moto e basta, non devi Ma distrarti. È un'arma per vendere anche le moto, capito? Wow. Ciao Alice, ben ritrovata. Ciao. Primo filmato del 2021. Buon anno a tutti. Facciamo una panoramica generale in attesa che arrivino nelle prossime settimane le offerte, tutte le condizioni. In attesa che arrivino tutti i nuovi modelli 2021, ti accenno poi a qualcosa così i nostri clienti, i nostri amici stanno lì pronti con il libretto degli assegni. Pronti a firmare, pronti a con la firmare. Voglia di andare in moto. Esatto, da dove vuoi partire? Ma sei già su Guzzi, dai, parti da lì perché... Allora, moto Guzzi V85, l'enduro stradale, questa moto ha fatto faville sin da quando è uscita. Abbiamo l'ultimo esemplare 2020, è un chilometri zero, questo che proponiamo a 9.900 euro più il passaggio. Costerebbe invece? Costa 11.6 più immatricolazione, okay. Quindi quasi un 2.000 euro di sconto. Di questa moto, vi dico già, arriveranno per fine gennaio le 2021, aggiornate con 5 mappature, le gomme tubeless che tutti chiedevano perché tutti volevano la gomma tubeless, nuove colorazioni, più l'edizione centenario, perché sai che quest'anno Moto Guzzi compie i 100 anni, tutta la gamma avrà una versione centenario, quindi ci sarà anche per V85 l'edizione speciale centenario. I listini dei nuovi modelli saranno intorno ai 12.000 euro, però qui vi saprò dare e proporre offerte appena arrivano. Comunque le ultime 2020, ad esempio 9.9 più il passaggio, chilometri zero, super affari. Ok? Perfetto. Vi faccio vedere a PASC, giusto, la gamma... Sempre Moto Guzzi, le ultime disponibilità, le Maxi Cruiser 1400, Audace, Eldorado, V7, V9 le più piccoline, anche qua gli ultimi pezzi, V7 partiamo dai 7.500 euro, V9 dai 9.500, Eldorado e Audace, moto un po' più costose, però qui abbiamo delle belle offerte anche su Parco Stampa piuttosto che... Abbiamo già anche per V7 la versione 2021 in arrivo, i prezzi salgono un attimino perché saremo verso i 9.000, però qui una moto completamente nuova, 10 cavalli in più, nuovo motore, nuove mappature, fanaleria full LED, nuovo cruscotto, insomma state sintonizzati che ci saranno delle belle novità. Esatto. Va bene. Io sono invece vicino alle Aprilia, anzi ne sto palpeggiando qualcuna. Presentale tu, no, vediamo se hai qui. Studiato. Questo qui due tempi, chiaramente. Questo due tempi. Allora ragazzi, la libidine. Il sogno dei ragazzini. Gli ultimissimi, perché purtroppo con l'Euro 5 che entra in vigore quest'anno, i 52 tempi smetteremo di farli. Abbiamo gli ultimissimi disponibili a 3.000 euro. Ok? Dorso duro, Shiver, sempre anche qua le ultimissime moto. 9.000 euro per una dorso duro, 7.500 per una Shiver. Poi te le sto dicendo un po' così. Sì, ma giusto, dacci una bella idea. Anche qua, ultimissimi super affari, RSV 1000 e Tuono 1100 a 14, RSV 1000 abbiamo moto, Parco Stampa intorno ai 15, abbiamo anche qualcosa in arrivo di 1100 Factory 2020, una moto da 26 con un super prezzo che non lo dico. Qui conviene, se siete interessati, mi sembra di capire, conviene una chiamare, telefonata. Esatto. E dire... In alternativa anche di queste c'è già in arrivo per fine mese, primi di febbraio la 2021. Parlando di RSV 1000 ci sarà un aumento di cilindrata, 6 mappe motore, il forcellone, quello viene montato quello dell'Aprilia MotoGP, alette integrate, cioè fanaleria full LED, una moto che riprenderà un po' lo stile della nuova 660. Sempre intorno ai 26.000 euro, contattateci perché qui i clienti, se la vogliono prenotare, usciamo super aggressivi. Okay. Senti, della RS660 qual è la colorazione che sta andando di più? La gold fa perché ville. Tu eri scettica, ti ricordi, mi dicevi no, ma gialla no, non la vorrei quando nessuno. Poi l'ho vista, in realtà è il colore che stiamo vendendo di più, tu non stupendo. Potrai crederci. No, io ci credo, anzi, te l'ho detto subito, ho detto guarda, non sottovalutarlo perché quel giallo lì la caratterizza, esatto. Tantissimo. Piace moltissimo a tutti. Poi piace anche quella che stai vedendo tu, che è la replica Reggiani. La Reggiani, un po' più, certo. Per chi ha qualche annetto come noi che si ricorda.
O se no la classica nera e rossa che adesso è sparita perché sono rimasta senza, però un po' più tradizionale. Cioè. Anche della col 660 abbiamo in arrivo la Tuono. Mi spiace che in questa puntata possiamo far vedere poco, però siamo proprio inizio anno. No, dai, invece era importante vederti perché so che la gente va a vedere i video, poi ti chiama per moto che sono state venute, ma va bene, sono, bisogna chiamare, bisogna perché Alice sono, comunque, è diciamo, super attiva. Allora, su tutto quello che c'è in casa siamo super propositivi, su tutti i 2021 che sono in arrivo, chiamateci che iniziamo già a... Bene. A lavorare ai fianchi, diciamo. Va bene, Alice, il sito e gli indirizzi il sono qua. Il sito www.chimoto.it, comunque quelli in sovraimpressione, come si diceva. E poi se fate i bravi vi mando il cellulare privato, però contattatemi in privato. Alice, ti saluto qua e passiamo invece alla prossima puntata dove parleremo di scooter, Vespa, Lambretta e tutto il ti resto. Aspetto. Ok, va ciao bene. Da Chimoto. Ciao. I'm on the road again. I'm on the road.